Passiamo a quelli che sono i metodi e i modelli per un copywriting persuasivo. Come dicevo prima nell'introduzione di questa lezione, esistono dei metodi, dei modelli da seguire e questi servono sicuramente sia per imparare ma anche per continuare ad esercitarsi, migliorare, sperimentare nuove forme, nuove vie, nuovi modi di scrivere, di comunicare e di approcciarci appunto al nostro target e al nostro lavoro, chiaramente, in maniera ovviamente convincente, efficace e persuasiva. Quindi adesso ti svelerò quelli che sono, tra virgolette, i trucchi del mestiere. Come dicevamo nella prima lezione, i nostri due capisaldi, i nostri due cavalli di battaglia su cui possiamo fare affidamento sono la Unique Selling Proposition e la Reason Why. Cosa significa? Come dicevo prima, bisogna trovare il vantaggio, quindi il plus, quello che in più c'è in questo prodotto, in questo servizio, che lo rende competitivo, che lo rende diverso, lo rende insostituibile, quindi assolutamente da non perdere, e va questo vantaggio, questo plus, bisogna comunicarlo, perché è la strada ovviamente più efficace per rendere la nostra comunicazione convincente. Quindi quando pensiamo ad un prodotto sul quale dobbiamo scrivere un testo, per il quale dobbiamo scrivere un testo, dobbiamo capire innanzitutto perché questo prodotto esiste, cioè a cosa serve, cosa ci fa in questo mondo, perché se lo sono inventati. E da qui chiaramente possiamo collegarci al discorso di prima, dei bisogni, cosa risolve, in che modo può essere utile, eccetera, eccetera. Quindi la USP e la Reason Why sono i punti cardine di tutta la copy strategy. Questo vuol dire che, partendo dal payoff, arrivando a tutti i contenuti che scriverai per questo prodotto, di questo prodotto, tutto il sistema di senso creato appunto attorno al prodotto deve partire da questi due concetti. Quindi sapere cosa rende diverso e unico e perché esiste quel prodotto è il tuo primo step. Facciamo qualche esempio. L'indoor, i cioccolatini che fanno impazzire chiunque in questo mondo. Qual è la USP dei cioccolatini indoor? È l'irresistibile scioglievolezza, che poi coincide anche con il payoff. Quando chi si è occupato, il copywriter che si è occupato di questa campagna, si è chiesto o ha chiesto alla Lindt quale fosse la caratteristica che rende unico un Lindor, e chiaramente Lindor ha questa proprietà di sciogliersi letteralmente in bocca una volta che abbiamo inciso con i denti il guscio del cioccolatino stesso. E è talmente emozionale, emotiva e coinvolgente questa irresistibile scioglievolezza che è finita per coincidere con il payoff stesso. Un altro esempio, il nostro prezzemolo Dash, il cui payoff è più bianco non si può, coincide anche in questo caso con la Reason Why, e coincide anche con quella che è la promessa del prodotto. Non solo il vantaggio del prodotto è di lavare in modo che i capi siano più bianchi rispetto a come potrebbero essere utilizzando qualsiasi altro detersivo,
ma è anche la promessa che Dash ti fa. Dash ti dice: io ti prometto di far diventare i tuoi capi più bianchi rispetto a qualunque altro detersivo, quindi più bianco non si può, più bianco di quello che puoi avere come risultato con il mio prodotto non lo puoi trovare, che comunque è molto forte come reason why, proprio come unique selling proposition. Apple, in questo caso non corrisponde al payoff, e l'ho scelta apposta perché volevo farti capire la differenza, volevo farti vedere cosa potesse essere una USP che diciamo si legge tra le righe. La USP di Apple è quella di creare dei dispositivi in un modo che nessun altro sa fare, per il design, per l'usabilità, per l'intuizione con cui si utilizzano, la loro usability proprio. E il payoff di Apple qual è? È Think Different. Una volta accompagnava il logo, quando c'era il logo colorato, la mela morsa con tutti i vari colori, ora non lo accompagna più, ma è sempre stato, comunque ancora è Think Different, cioè pensa al prodotto in una maniera completamente diversa. Utilizzando i nostri prodotti tu penserai, tu farai, lavorerai, potrai creare qualcosa in modo differente. Quando cerchiamo una USP e una reason why appunto di questi dei prodotti o dei servizi di cui ci stiamo occupando per appunto creare dei testi, dobbiamo sempre partire da una domanda molto semplice. Questo prodotto è l'unico che, è l'unico prodotto che come Dash lava in una maniera incredibile in modo che i bianchi siano che più bianchi non si può. Oppure appunto nel caso di Lindor non ci sono cioccolatini che abbiano questa incredibile scioglievolezza come un Lindor. Quindi quando pensiamo al prodotto e quindi dobbiamo partire a lavorare, ad occuparci appunto di come creare dei testi persuasivi ed efficaci su quel prodotto, dobbiamo sempre chiederci: questo prodotto è l'unico che fa oppure risolve oppure ti aiuta, eccetera eccetera. Quindi rispondere a questa domanda vuol dire trovare l'USP. Quindi a che cosa ti servono l'USP e la reason why? Ti servono perché la gente non compra prodotti, e questa è una grandissima verità. La gente compra la reason why, compra l'USP, quindi compra il vantaggio, compra quella caratteristica che rende il prodotto unico, compra lo status symbol che quel prodotto rappresenta in tanti casi, compra un mondo possibile, compra il fatto di appartenere alla community di quelle persone che comprano quel prodotto, che utilizzano quel marchio. Quindi possiamo dire tranquillamente che la gente non compra prodotti, ma compra i perché. Quindi la gente compra le reason why. Quindi rispondere alla domanda o all'affermazione: questo prodotto è l'unico che, chiaramente è di fondamentale importanza per dare un vestito di comunicazione effettivamente persuasiva al nostro prodotto. Chiaramente questi perché vengono, come prima dicevamo, dai bisogni e da quelle emozioni a cui questi bisogni sono collegati, che questo prodotto, questo servizio va a colmare e con cui va a interagire, va a stimolare.